Seduta tonica per le borse del vecchio continente che scambiano in frazionale rialzo, restano indietro invece le piazze di Milano e Madrid. Risultato positivo a Piazza Affari per i settori chimico, costruzioni e sanitario. In fondo alla classifica i maggiori ribassi si manifestano nei comparti telecomunicazioni e utility. L'euro-dollaro USA continua la seduta sui livelli precedenti, riportando una variazione pari a meno 0,08%. Tra i dati macroeconomici più importanti sale oltre le attese il surplus delle partite correnti dell'Eurozona, mentre i consumi nel Regno Unito aumentano di più rispetto alle previsioni degli economisti. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione dagli USA e l'indice manifatturiero di Filadelfia. Attesa una partenza stabile per Wall Street, in particolare il futures sull'S&P 500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia 5.920 punti.